Buongiorno a tutti e ben ritornati nel mio home studio per questo nuovo video tutorial Home Studio Mix and Plugin. Allora, torniamo velocemente al nostro progetto. Apriamolo, lo abbiamo nascosto qui sotto, adesso comparirà, eccolo qui. Allora, ci eravamo lasciati nel momento in cui avevamo ascoltato tutto il mix, avevamo fatto le dovute correzioni, inserito i plugin, fatto le equalizzazioni, controllato i volumi, controllato che il nostro mix non andasse in over con il nostro view meter stereo. Ora dovevamo inserire le voci. Allora, per comodità, io ho già inserito le voci. Perché dico le voci? È una canzone che canta un solista, oltretutto sarei io. E però, come succede spesso, anzi sempre, negli studi di registrazione, non si registra mai una traccia sola di voce, né perché si becca subito al primo colpo la situazione migliore, ma anche per avere delle alternative in alcuni punti per poter correggere eventuali errori, eventuali tentennamenti o anche eventuali stonature, diciamo, importanti. Perché le piccole stonature invece vedremo che abbiamo la possibilità di correggerle. Ho registrato queste voci abbastanza velocemente, intanto andiamo così ad ascoltarle in modo molto crudo. Vedete qua c'è voce 2, 0202, 0, 2, voce 2, 0201, 0, cominciamo ad andare ad ascoltare la Vox numero 3, la mettiamo in solo e vediamo che cosa ci ha dato il nostro fonico. Andiamo pure avanti, lasciamo stare i respiri, comincia da qua, ok. Un corpicino nudo, lo riconosci subito, lui grida di spontaneità. Così come un amore vero che ti riempie l'anima al primo sole del mattino. Ok, come vedete è una registrazione pura, semplice e cruda. Allora, quali sono le operazioni che dobbiamo andare ad eseguire su questa traccia? Inizialmente dovremmo, anzi dobbiamo, andare ad ascoltarle tutte, ma proprio tutte, con la dovuta attenzione, e ogni qualvolta ci troviamo in una situazione che secondo noi ci sono da fare delle correzioni o dei tagli o insomma delle parti che non ci piacciono, dobbiamo intervenire immediatamente. Ora, se lo facciamo per tutto il brano, dovremmo metterci una decina di lezioni. Quindi io vi farò vedere i punti salienti, dopodiché andremo, una volta viste le varie situazioni in cui ci potremmo trovare, andremo a vedere il risultato finale. Cominciamo quindi con fare la prima operazione, i tagli, diciamo, delle parti vuote dove ci sono i rumori di fondo, tipo questo. Sentite? Il respiro e altre cose. Poi c'è, a chi piace mantenere i respiri nelle canzoni, io preferisco toglierli e quindi semplicemente mi posiziono sull'inizio dell'evento e taglio. C'è una possibilità in più in tutte le situazioni, ma nella voce in particolare, cioè di escludere la griglia e lasciare acceso solo aggancia ai punti di zero. Che cosa fa questo strumento? Ci permette di muovere il nostro cursore in base allo zero dell'evento, ovvero appena trova un punto in cui non c'è rumore, non c'è suono, non c'è voce, in questo caso lui si piazza. Adesso vi faccio vedere che spostandosi lui va a cercare un punto, lo facciamo con la forbice che lo fa vedere ancora meglio,
e ingrandiamo anche un po', perché ovviamente con i rumori di fondo lui fa fatica. Eccolo qua, così si vede molto bene, vedete l'onda sonora, ingrandiamolo ancora un po', così è tutto più chiaro. Abbiate pazienza un attimo, che così capiamo tutto per filo e per segno. Eccola qua, la nostra onda sonora, che possiamo ancora ulteriormente ingrandire, far capire dove parte e dove arriva. Vedete che la forbice si sposta esattamente nei punti in cui l'onda da negativa diventa positiva. E quindi, in questo caso, se io taglio in questo punto, non avrò dei rumori di fondo, comunque dei fastidi e piccole imperfezioni che il mio taglio potrebbe dare. Quindi se io taglio in questo punto o in qualsiasi altro punto di zero, otterrò un taglio che non dà noia al mio mix e alla mia traccia. Quindi cambio il cursore, cancello questa parte e vediamo come entra. Un corpicino nudo. Visto? Perfettamente. Un corpicino nudo. Stessa cosa su queste parti vuote di respiro o comunque di rumore, perché quando non c'è la voce il microfono va a registrare tutto quello che c'è intorno. Se siete in uno studio professionale di registrazione, sarete in una cabina completamente isolata dall'esterno. Se siete in un home studio, quindi in una casa come la mia, ovviamente non ho tutte le attrezzature che può avere uno studio professionale, e quindi entra anche semplicemente la ventola del PC, che magari ogni tanto sentite anche quando mi fermo io a parlare, è per quello che metto la musica di sottofondo. E quindi dicevo, dobbiamo andare a tagliare anche queste zone. Riprendiamo la nostra forbice, spostiamoci in un punto sicuro, cioè di zero, e andiamo a prendere anche dall'altra parte il punto di zero più sicuro. Ok, accendiamo e sentiamo. Un corpicino nudo, lo riconosci subito. Ok, stessa cosa qui, quindi è un'operazione per la quale ci vuole molta pazienza. Come vi dicevo, bisogna procedere lentamente, passo passo e senza fretta. Okay, facciamo un taglio in questa posizione e un taglio in questa posizione. Chiaro, no? Questo è un passaggio abbastanza comprensibile. E ci troveremo con tutti questi segmenti di voce che man mano poi ascolteremo, e vedremo se per caso le altre voci che abbiamo registrato, ovvero per esempio la Vox 2. Un corpicino nudo, lo riconosci subito. O la Vox 3. Piccino nudo, lo riconosci subito. Lui grida di... Ok? Sentite le varie differenze. Bene, la Vox 1 c'era anche qualche problemino, mi sa. Io le ho importate così com'erano, però non ricordo se aveva qualcosa che non andava. Tuttavia, facciamo un passo indietro, così diciamo due cose sulla registrazione della voce. Quando si registra la voce, si fa una prima registrazione dall'inizio alla fine del brano, ovviamente se il cantante ce la fa e soprattutto se non si accorge di aver commesso un errore, ma si cerca di andare via lisci, qualsiasi cosa succeda. Si registra poi una seconda traccia, sempre dall'inizio alla fine, così la voce si è un po' scaldata, le corde vocali si sono un po' accordate, e poi si vanno a fare le correzioni, o con un canale nuovo, oppure semplicemente tagliando i punti in cui il risultato non era particolarmente soddisfacente. Vi faccio un esempio. Ammettiamo che in questo punto, questa frase, o meglio questa centrale, ve la indico, mettiamo che questo punto che adesso ascolteremo, è successo qualcosa per cui il cantante o ha tossito, si è un po' ingarbugliato, ecco. Vediamo cos'è. Così come un amore vero,
che ti riempie l'anima. Ok, che ti riempie l'anima, mettiamo che abbia sbagliato e quindi abbiamo bisogno di correggere questa parte. Cosa si può fare in questo caso? Innanzitutto si prende, come abbiamo fatto per le altre situazioni, il taglio sullo zero. Adesso facciamolo anche grossolanamente, quindi tagliamo la parte che secondo noi non va bene, e quindi questa la cancelliamo e poi andiamo a riregistrare questa parte. Facciamo un esempio proprio così banalissimo: ci posizioniamo sul segmento e con il tasto P, vi ricordate il discorso dei locatori, eccetera? Ecco, quando dovete impostare i locatori su un segmento, per esempio questo evidenziato di nero, con il tasto P automaticamente i locatori, eccoli là, si posizionano all'inizio e alla fine del segmento. Così che io ho, per esempio in questo caso, sono andato a tagliare in un punto indefinito della battuta tra la 10 e la 11 e quindi farei fatica ad andare a recuperare il taglio. In questo caso, con il tastino numerico 2, mi posiziono esattamente sul taglio del mio segmento. A cosa mi serve questa cosa? Perché qualora io dovessi riregistrare solo questo tratto, avrò bisogno di impostare i punch in e i punch out. Cosa sono? Sono ovviamente dei punti all'interno del mio mix, delle mie battute, nei quali io posso dire al registratore di accendersi e spegnersi solo in questo tratto. Quindi attivo il punch in e gli do la posizione in cui è ora il cursore, perché col tastino numerico 2 mi sono posizionato alla fine del segmento, quindi sono alla battuta 10.3.4.0. non faccio altro che metterla all'interno di questo. Prima però devo sbloccarla, altrimenti non mi lascia. Vedete, c'era il lucchetto acceso. Ora mi rimetto all'interno di questa battuta e semplicemente digito 10. Tre, quattro, zero. Ok, vedete che è comparso un triangolino rosso alla fine del segmento, quindi all'inizio della mia nuova registrazione. Stessa cosa farò per il termine di questa registrazione, quindi mi porto sul segmento successivo, pigio il tasto P, i locatori si impostano, con il tasto 1 vado sul locatore sinistro e nel punch out inserisco 11 4 2 19. 11 4 2 19. Ok, cosa succederà a questo punto? Intanto mettiamo la voce. Non ho impostato il canale di registrazione, lo imposto subito, così vi faccio vedere anche come si fa. Meglio impostare i canali di ingresso e di uscita. Tasto F4, compare questo menu di connessioni. Vedete, qua ci sono le uscite stereo out che vanno collegate al mixer, in questo caso allo Yamaha TF, sul canale 1-2. Gli ingressi invece per lui sono sempre gli stessi, diciamo di default inserisce uno stereo in e uno stereo out. Io posso ovviamente modificare, aggiungere, togliere. In questo caso aggiungo un bus nuovo che, essendo voce, metto in mono, lo chiamo Vox. Numero 1 vuol dire quanti canali vuoi aggiungere di questo tipo, ce ne basta uno, quindi aggiungi un bus, ora comparirà qua sotto, e vado a dirgli il canale nel quale è collegato il mio microfono, nel mio caso il canale 24. Ok? Se non abbiamo altre registrazioni da fare in stereo, possiamo anche annullare
e cancellare il bus che non ci serve. Quindi lui ci chiederà ovviamente conferma: è utilizzato nel vostro progetto, volete eliminarlo, è utilizzato ma non ha eventi, quindi possiamo tranquillamente eliminarlo. Così facendo abbiamo il nostro bus che andiamo a inserire all'interno della traccia dove dobbiamo registrare, e eccolo qua che compare, quindi Vox. In questo modo noi abbiamo la possibilità di registrare con il microfono che sto utilizzando per parlare. Controlliamo che il canale sia attivo con questo tastino che accende il monitoraggio. Ecco, vedete, i LED si muovono, quindi il canale funziona, sentite anche questa doppia voce. Ecco, non è necessario avere il monitoraggio, altrimenti fate fatica magari a cantare perché c'è un magari un pelo di latenza o forse una sensazione di dubbing di voce. Ok, ricordandoci ovviamente di pigiare il tasto registrazione, altrimenti non succede al niente. Quindi abilita registrazione, ora possiamo dare play. Così come un amore vero che ti riempie l'anima al primo sole. Ecco fatto. Avete visto che è entrata la registrazione nel punto in cui volevamo e si è conclusa nel punto in cui gli abbiamo detto. Spegniamo i punch e ascoltiamo. Così come un amore vero che ti riempie l'anima. Ok, vabbè, al mattino, anche se voi vedrete la registrazione, sono in realtà non sono ancora le 8 del mattino, quindi la voce in questa situazione non è il massimo. Vabbè, torniamo indietro, ovviamente teniamoci il nostro segmento così come era prima, e quindi abbiamo capito una operazione da fare sulla voce. La seconda operazione, una volta fatti tutti i tagli che abbiamo detto, adesso spostiamoci pure nei primi tagli che abbiamo fatto, ecco, in questa situazione. La seconda operazione che va fatta, almeno dal mio punto di vista, è quella di controllare l'intonazione della voce ed eventualmente correggere piccole stonature o comunque voce calante, voce crescente. Come si fa? Intanto, facendo doppio clic sul segmento, entriamo in questo sottomenu dell'editor dove ci sono le onde sonore. Cosa possiamo fare in questo caso? Andiamo sul menu vari audio, che è lo strumento con il quale Cubase fa questa operazione, e clicchiamo su modifiche vari audio. Lui analizzerà la traccia che abbiamo selezionato e troveremo i segmenti che corrispondono alle note che sono state cantate. Quindi eccolo qui, qui abbiamo un mi bemolle, un do diesis, eccetera eccetera. Ascoltiamo. Corpicino nudo, lo riconosci subito. Ok, vedete, in questo caso le note sono abbastanza precise. Ci possono essere comunque delle situazioni in cui ci troviamo delle note un po' false, e con questo strumento possiamo andare a correggere. Ci sono varie possibilità di intervento, veramente tante. Ve ne spiego velocemente qualcuna e eventualmente faremo un video tutorial proprio sulla correzione delle tonalità e tutto quanto. Velocemente, se per caso avete una situazione di questo tipo, adesso la sporco un po' io, ammettiamo che il vari audio sia in questa posizione, vedete le note sono sbagliate, ascoltiamo anche per capire la voce calante. Corpicino nudo. Ok. Un corpicino nudo. Abbiamo due possibilità. La prima, che è la più corretta da eseguire,
è di andare con l'ascolto, sempre con il nostro orecchio, che è lo strumento fondamentale di ascolto, andare a correggere le cose evidenti che si sentono. Se anche una nota non è perfettamente nel suo spazio, però l'orecchio è soddisfatto, è inutile andare a cercare la perfezione, perché tutte le modifiche che si faranno alla voce avranno comunque un rischio di ottenere una voce un po' metallica, o comunque di andare a sporcare un po' la pulizia della voce. Tuttavia ci sono, come vi dicevo, degli strumenti. Possiamo utilizzare pezzo pezzo quello che dobbiamo fare. Ecco, impostiamo magari la perfezione della nota, quindi se io l'allineamento scelgo assoluta, lui si sposterà esattamente come uno snap, come in questo caso della griglia, sulle varie note. Ritorniamo dalla posizione precedente e proviamo invece a fare l'altra soluzione. Posso selezionare una serie di note e sillabe e con questo strumento quantizza l'altezza tenendo premuto. Guardate cosa succede, vedete? Quando arrivo al 100% lui va in una nota assoluta, che, attenzione, può essere che non sia quella corretta. Lui la porta nella nota più vicina. Se io ho fatto una nota molto calante, lui andrà nella nota sotto. Infatti, se vi ricordate, la prima nota era un Mi bemolle e lui ha fatto un Re. Quindi questo è il risultato. In questo caso noi dobbiamo manualmente andare a correggere. Perché questo strumento può essere utile? Perché nell'intero brano io posso selezionare tutti i segmenti, fare la quantizzazione, quindi mettere il tutto nella posizione corretta delle note, ma poi quando ci sono stati questi problemi di errore nel posizionamento della nota, manualmente vado a fare tutta l'intonazione. Altre correzioni le posso fare sempre all'interno di questo riquadro oppure su queste barre, ovvero la curva. Andiamo un pelo avanti, ok? Per esempio questa curva, la vedete, questa onda sonora, che potrei averla già raddrizzata. Infatti su questo file che ho importato erano già state fatte delle correzioni, e quindi la curva iniziale era in questa posizione. Vedete, io quando ho cantato questo pezzo avevo modulato e vibrato questa nota quasi da uscire dalla nota esatta, ovvero il Mi bemolle. Con lo strumento che vi ho fatto vedere, selezionando il segmento, e con questo strumento io posso rimanere, vedete, muovendo all'interno della nota assoluta. Allo stesso tempo lo posso fare con questo strumento. È la stessa cosa, vedete che si muove sia la barra che toccavo prima, sia la curva. Poi ho altre possibilità. Qui posso raddrizzare o comunque alzare semplicemente la prima parte dell'onda, quindi faccio questa inclinazione, in questo modo la coda, e poi posso fare una serie, posso incollare, ma lui la incollerà poi alla nota diciamo precedente. Posso fare dei tagli, posso fare una serie di cose che magari vedremo in un altro video tutorial. Ok, una volta fatti questi due lavori, che vi dico, sugli strumenti che avevamo all'inizio di questo progetto registrati molto bene eccetera, abbiamo fatto presto. Con la voce, a meno che abbiate la fortuna che qualcuno vi invii una voce già perfetta, intonata, tagliata eccetera, ci metterete non ore ma giorni per trovare la giusta formula. Comunque questi due passaggi sono fondamentali. Ok, la parte della voce durerà diverse puntate, quindi per quanto riguarda quella di oggi ci fermiamo qui.
grazie per l'ascolto. Vi saluto come sempre calorosamente, vi do appuntamento alla prossima puntata, al prossimo video tutorial. Nel frattempo vi auguro una buona giornata e arrivederci, a presto.